so sinceramente, un po' di sentimenti contrastanti, però devo dire che questo vintage anni 80 che vogliono richiamare con le righe potrebbe starci, c'è da fare l'abitudine probabilmente. E gli sponsor sono un po' troppo grandi secondo me. Forse okay. sì, sponsor e qualche inserto in nero tralasciando gli sponsor sarebbe stato forse più carino, però nel complesso è la maglia del Palermo ed essendo la maglia del Palermo è sempre bella. Siete abbonati? Sì, io sì, loro stanno, lui sta fuori. Io purtroppo sto fuori, sono stato abbonato sempre, però quest'anno studio fuori, l'anno scorso nonostante studiassi fuori l'abbonamento l'ho fatto, ho fatto solo 3 partite e poi qualche trasferta. Quest'anno ho detto non c'è motivo perché non le potrò fare, quindi sarò sempre in trasferta però. E anche in un modo simbolico? L'anno scorso l'ho fatto in modo simbolico, quest'anno lui pure, quest'anno invece no, ho detto dai, faccio solo le trasferte, è comunque sempre un dispendio di denaro e allora purtroppo a malincuore per la prima volta non mi sono abbonato dopo anni, veramente anni. Sì, l'ho vista la maglia, mi aspettavo di meglio, però l'importante è che sia rosa nero. Cosa ti aspettavi rispetto a quello che è uscito? No, mi aspettavo un rosa più carico, un rosa più Palermo, invece un rosa chiaro. Cioè, però comunque l'importante è che ci sia lo scudetto del Palermo e speriamo bene comunque per il campionato. Abbonamento come siamo messi? Abbonamento ancora non l'ho fatto, ma lo farò a giorni, quindi sarò uno dei tanti abbonati. Emozionato per questa stagione? Sì, come ogni anno, per me è come se fosse il primo anno che vado allo stadio. Sono sempre emozionato e è un'emozione indescrivibile, solo chi va allo stadio può capire. È bellissimo, è futuristico. No, molto molto bella, molto bella. Siete abbonati già oppure dovete fare andare? Noi viviamo a nord. Viviamo da lontano. Però andiamo, non dico tutte, ma quasi quelle di trasferta. Abbiamo ancora fatto grazie a Fabiano Donati. Avete fatto un passo, nella zona grazie del ritiro per caso? No, non ancora, noi siamo scesi. Siamo in vicino, esatto. Tutti i veloni. Però spera a fare un giro lì perché è sacro. Mettiamo la nostra origine. Se vi aspettate, grazie a te per la Serie A. Prossima tappa Reggio Emilia, 29 agosto. Speriamo la Serie A, dai. Molto bella, è inusuale, forse la cosa dei due sponsor, però è molto bella. Pure a molti non è piaciuta. No, devo dire, non mi ha entusiasmato, ma semplicemente per il discorso strisce, che gli strisce, ricordo un po' le strisciate, tanto per questo non per altro. Però abbiamo fiducia nel brand Puma perché comunque è uno dei più affermati e anche per gli anni a seguire secondo me farà un buon lavoro. Vi siete abbonati? Sì. Io lo farò forse. Io mi sarei voluto abbonare ma purtroppo devo andare fuori Palermo quindi non posso fisicamente. Però la squadra si segue comunque. Ovviamente sì. Sempre. Allora, a me personalmente piacciono queste maglie, anche perché sono degli anni 80 e quindi anche il colore, sì, bellissima, e li comprerò pure. Ah, sicuramente mi piace molto il colore, la tonalità del rosa, un po' meno la scelta delle strisce, devo essere sincero, non mi piace tanto, anche se come dice lui richiama la maglietta dell'85 degli forse. Anni 80. Però comunque non è una maglia che mi fa particolarmente impazzire, anche per gli sponsor, perché secondo me potevano mettere solamente uno sponsor centrale e poi l'altro non mi piace, quello che mi hanno messo sotto. Però è sempre la maglia del Palermo, quindi il rosa è quello, è il nostro colore che amiamo. Però potevano fare di meglio, secondo me, dalla Puma, ecco. C'è qualcuno che si lamenta del fatto che il Palermo non è una strisciata. Che ne sì, pensate? Anche per Roberto. Roberto questo ha pensato, che lui fa, no, io le strisciate le odio, quindi la maglia con le strisce a me un po' mi ha fatto storcere il naso, ecco, lui questo ha detto. Ma secondo me richiamano un po' questi anni 80, quindi se negli anni 80 c'erano le strisce, penso che le strisce debbano essere anche riprodotte da Puma nel 2020, nella stagione questa corrente. Erano delle strisce un po' più nette, adesso sono sì. Tono su tono e anche un po', qualcuno ha detto, femminile. Sì, ma ricordiamoci anche, se non sbaglio, la tonalità è uguale per tutte le squadre del City Group. Tu mi hai detto che la comprerai se dovessimo andare in Serie A? No, sì, ma sicuramente ci penserò anche io, però vediamo. Aspetta anche le altre di vedere la maglia da trasferta, la terza. Poi decidere. Sì, direi molto bella. Ricorda forse una maglia degli anni 70, mi pare. Penso che c'era in squadra
l'allenatore Ranieri, mi pare, una cosa del genere, una maglia del genere, comunque molto bella, stilizzata, forse un bordino nero ci stava anche bene. C'è una discussione eterna tra la tonalità del rosa, più chiara o più scura? Il rosa è rosa. No, va bene, va bene, va bene anche così. La comprerete? Certo. Se vince, se perde o indipendentemente dal risultato? Sempre.